Buona domenica a tutti, è un grande piacere potervi salutare. Se vorrete e ritenete opportuno diffondere questo filmato, è molto facile farlo. È possibile anche immettersi in una lista al 377-086-1266, il numero lo vedete in sovrapposizione. Non che noi pensiamo di essere una voce autorevole tra le tante che ci sono anche online, però abbiamo preso sul serio una indicazione del Signore e del Vangelo stesso. Il Vangelo va seminato. Siamo tutti più attenti agli effetti e ai risultati che non al lavoro che bisogna fare, e da qui impariamo dalla saggezza dei contadini che si preoccupano di rispettare la terra, di coltivarla, di riprendere da capo e di continuare questo lavoro che durerà fino alla fine dei tempi. Il Vangelo va seminato, è un seme di verità che viene da Dio e che passa attraverso le mani e l'intelligenza degli uomini. E proprio oggi la liturgia ci presenta la parabola del seminatore, la prima parabola, quella che apre il mondo delle parabole, come dice il Signore. E naturalmente, come voi potete aspettarvi, si ripetono cose che già si conoscono, perché la parabola del seminatore che cade sulla strada, che cade sul terreno che non è abbastanza profondo, sui sassi, che cade tra i rovi, tra le spine, o che invece trova un terreno dove può moltiplicarsi, è l'incipit del catechismo serio che abbiamo fatto noi nella nostra vita. Penso che tutti, anche le nuove generazioni, nonostante i grandi rinnovamenti della catechesi e secondo me le semplificazioni, questa parabola è una parabola che tutti conoscono, è un po' il pezzo forte del catechista, perché permette poi di entrare dentro nel discorso. Allora, e sapete bene che chi legge e ascolta le parabole sa benissimo che è vero che Gesù usa questo modo di parlare per farsi capire anche secondo la cultura ebraica e popolare, quindi è un invito alla semplicità. Però è anche vero che Gesù stesso dice che le parabole le capiscono solo quelli che sono disposti a capirle, e che quindi quelli che non sono disposti non ne capiscono. Allora, questa parabola del seminatore apre la porta a tutte le altre parabole, quindi un'attività nobile per chi legge i Vangeli sarebbe quella di andare a cercare tutte le parabole, rileggerle tutte alla luce di questa prima che apre la porta della comprensione delle parabole. Ecco, il contenuto. Allora, la tentazione è quella anche qui di fare dei commenti dotti, no? Citazioni, paralleli, convergenze, ma dopo l'invito e l'esclamazione di Gesù del Vangelo di domenica scorsa abbiamo sentito che Gesù è entusiasta, esulta nel suo spirito e loda il Padre perché ha rivelato i misteri del Regno. E il mistero del Regno è contenuto proprio in questa parabola e in tutte le altre parabole. E allora cosa fare? Bisogna studiare, bisogna avere dottrina, cultura per credere, o basta un cuore semplice? Guardate che questo dilemma è un dilemma originario, perché lo troviamo tanto nei Vangeli quanto soprattutto nelle lettere di Paolo, che affronta questo tema della sapienza. E soprattutto nella prima lettera ai Corinzi c'è una riflessione chiave per tutti quelli. Cioè, se tu vuoi capire le verità di Cristo devi accettare la regola della croce. E quindi la sapienza umana, sia quella dei greci che cercano la verità, sia quella degli ebrei che cercano il commento, la scrittura, girandola, rigirandola con grandi complicazioni, non raggiungono l'effetto di un cuore invece che accetta che Cristo è crocifisso, che la predicazione è una predicazione semplice, piana e essenziale, non cerca la retorica e l'approvazione, e che attraverso questa semplicità della croce entra una nuova sapienza, che è una sapienza divina. Questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, bisogna studiare, bisogna avere cultura per capire i Vangeli, le parabole e così via. Allora qui nasce un'altra problematica. E mi rifaccio a circa 1000 anni fa, quando è nato con Francesco, il francescanesimo.
E Francesco aveva proposto di vivere il Vangelo sine glossa, che in latino vuol dire senza commenti, e cioè la semplicità più assoluta del Vangelo. Ogni tanto c'è qualche movimento nella Chiesa che raccomanda questo ingresso nella realtà del Vangelo con assoluta semplicità, senza gli orpelli, secondo alcuni, o le nuance, o tutte le ricerche di carattere filosofico, teologico, che sembrano complicare le cose. E quindi c'era stato questo dibattito, però tra coloro che erano diventati francescani, sono stati alcuni migliaia all'inizio, è stato un movimento, c'era un portoghese che era arrivato approdato alla realtà francescana in un modo particolare, e che si chiama Antonio, che poi per noi è diventato Antonio di Padova, il grande guaritore, taumaturgo, predicatore e così via. Mi pare che a Padova sia conservata la lingua di questo grande santo, e il quale era di famiglia nobile, aveva studiato teologia molto bene. Faccio presente che in Portogallo, Spagna, il livello delle scuole teologiche è sempre stato molto elevato, però viveva in un convento, però in questo convento era diventato un convento, come è capitato sovente nella storia, un po' mondano, quindi tra festine, compleanni, inviti, anniversari, praticamente Antonio aveva capito che la vita di preghiera, la rinuncia, la ricerca di Dio diventava una questione così, un optional, una specie di gadget da prendere per chi volesse. E quindi quando arrivarono delle quattro salme di quattro francescani martiri nel nord dell'Africa, in Marocco, ebbe l'ispirazione di raggiungere i francescani. Allora, questa è una peripezia, c'è stato un naufragio, si è ritrovato sulle sponde della Sicilia, e accudito da una comunità francescana, si ricongiunge con il gruppo di San Francesco nel grande raduno di cui parla la storia del francescanesimo, passando quasi inosservato, perché Antonio non parlava più, ed era un eminente teologo, era sacerdote teologo, però lui voleva ritrovare la semplicità del Vangelo. Destinato poi alla provincia del nord, quindi approdato tra Padova e tra il Veneto e la Lombardia, e ha cominciato questa sua attività di preghiera, di assistenza ai poveri e così via, finché un giorno, durante una cerimonia ufficiale, il vescovo non stava bene, quindi non poteva presiedere, era una prima messa di due giovani sacerdoti, e mancava il discorso, e il superiore gli dice ad Antonio: sei tu che devi predicare. Con grande sorpresa si accorgono tutti che questo straniero aveva una capacità di eloquio veramente notevole, ispirato, profondo, intelligente, chiaro, semplice, e quindi evidentemente traspariva nella semplicità una profonda dottrina. E la cosa poi continua, da qui nasce il fatto che poi venne incaricato della predicazione ovunque, accompagnata anche, come sapete, dalla storiografia, dalla geografia, da segni e prodigi. Però a un certo punto Antonio scrive un biglietto a Francesco, dove fa una considerazione, dice, in sintesi è questo: un conto è che noi siamo semplici, puri e sine glossa col Vangelo, cioè di viverlo, ma è un conto insegnare agli altri. Ora, io sento che molti frati, con la buona volontà, con l'entusiasmo, con la carica di chi annuncia il Vangelo in maniera pura, però dicono parecchi strafalcioni, e non è vero che la gente capisce, anzi si confondono. Quindi invita Francesco ad aprire la prima scuola di teologia francescana. Guardate che da lì è nato un percorso straordinario, perché uno dei fattori culturali della Chiesa nostra è proprio questa scuola francescana, questo modo di risalire a Dio attraverso il Vangelo, attraverso l'esempio di Francesco, la Vergine Madre. Basterebbe leggere San Bonaventura, il famoso itinerario dalla mente in Dio, che tra le altre cose ha ispirato il nostro grande Dante Alighieri, e così tutta la scuola francescana, una delle grandi scuole
Abbiamo anche altre scuole importanti, pensate solo i Benedettini che precedono i Francescani, pensate il Carmelo, tanto per fare degli esempi, e potrei citare anche altri episodi ecclesiali in cui... Allora, qui riprendo l'importanza quindi che ha la teologia, la riflessione, insieme alla semplicità del cuore. Ma il Vangelo si capisce solo se tu capisci chi è Cristo e se capisci che Cristo è crocifisso. Cioè non c'è una vera scienza di Dio se non c'è il passaggio attraverso la croce. Un esempio illustre è la nostra Edith Stein, che a mio avviso è forse il maggior pensatore del XX secolo, perché questa donna di diamante è ebrea giovanissima, vive la stagione dell'ateismo in una famiglia osservante del centro Europa, però sempre una ricerca rigorosa in tutte le cose che studia e legge della verità, e passa attraverso la psicologia, la psicanalisi, che erano di moda in quel periodo, siamo all'inizio del XX secolo, approda alla scuola rigorosa filosofica della fenomenologia di Husserl e poi la conversione attraverso la lettura di San Paolo. Quindi Edith Stein è di origine ebraica, quindi viene da una famiglia osservante, però passa attraverso l'ateismo, questa avventura culturale, legge San Paolo e legge Teresa d'Avila, che è anche lei di origine ebraica, una grande, grande donna del Cinquecento, e approda alla conversione. Dalla conversione passa alla lettura di San Tommaso d'Aquino, grande maestro della metafisica cattolica, e da lì accede a una verità studiando gli scritti di San Giovanni della Croce, soprattutto il grande testo sulla scienza della croce, che riprende il tema di San Paolo. E con questo libro inconcluso, Edith Stein approda ad Auschwitz. Noi non abbiamo un resoconto di cosa sia successo a queste persone martirizzate ad Auschwitz, questi milioni di esseri umani martirizzati ad Auschwitz, perché anche per rispetto, forse anche eccessivo, per coloro che sono stati toccati da questa tragedia, da questo dramma, non ci preoccupiamo di sapere come Dio abbia abbracciato, accolto, santificato, innalzato le vittime dell'eccidio nazista. Ecco, però il percorso che ci interessa. Quindi, allora, la parabola, per concludere, voi sapete che presenta alcune situazioni. È Gesù che parla, non solo parla con la parabola, ma in casa, poi con i discepoli, la spiega. La spiega dicendo che il seme caduto sulla strada è il seme che viene seminato, ma uno ascolta e arriva Satana e non lo capisce, lo porta via. Il seme è caduto sui sassi è quando uno è entusiasta della fede, entusiasmo perché è bella e vera, e poi si accorge che è faticoso viverla e ci sono le persecuzioni, le contraddizioni. E quindi, ecco, il seme è caduto tra i rovi, è quel seme che le preoccupazioni della vita, le preoccupazioni della ricchezza, e ecco, sono, non voglio fare una parafrasi troppo ampia, tutto quanto caratterizza l'esistenza, le occupazioni, le preoccupazioni, le situazioni in cui si vive, rischiano di soffocare la parola. Invece il seme che cade sul terreno buono dà frutto dove il 30, dove il 60, dove il 100. E guardate che questa parabola, secondo me, va rimeditata molto profondamente, perché c'è dentro la nostra vita, c'è dentro la mia vita, la nostra esistenza, però la sentiamo ripetere da quando avevamo 6-7 anni, almeno i più fortunati. Quindi a un certo punto uno capisce che fino alla fine del mondo, sarà così. I seminatori usciranno, parte cadrà sulla strada, parte cadrà sulle pietre, dove il terreno non è profondo, parte sarà sulle spine e sui rovi, e parte troverà il terreno buono. Allora, piuttosto che fare le statistiche
Quanti sono i tedeschi che non pagheranno la tassa quest'anno? 500.000 sono venuti via dalla Chiesa Cattolica, almeno dal pagamento della tassa. Non vuol dire sempre la stessa cosa. Per dire l'abbandono che... E qualcuno naturalmente, anche tra i cattolici, organizza i convegni sul diavolo e sulla crisi dell'Occidente, che non c'è più niente. Attenzione, se invece di pettegolare sulla crisi inevitabile che c'è tra le cose umane, perché tutte le cose che nascono muoiono anche, e dopo un tramonto c'è sempre un'alba, e così è la storia umana che è fatta così. Non dico per rassegnarci, ma per trovare il nostro posto positivo. Invece di preoccuparci di fare queste analisi gratuite che non corrispondono poi a una verità profonda, dovremmo veramente preoccuparci, al suono della campana, di alzarci e seminare la parola ovunque, perché non c'è niente di più grande, di più potente del seme della parola di Dio che ci è stato dato in mano, perché come la pioggia e la neve non scendono senza aver fecondato la terra, così la potenza di questa parola è una potenza inesorabile. Quindi io riprenderei, dunque allora bisogna studiare o no? O bisogna essere, guardate, se volete insegnare qualcosa a qualcuno dovete studiare. Io ho provato a fare scuola tanti anni, non si improvvisa niente a scuola, non si improvvisa neanche facendo le prediche, ma con animo semplice. E se uno non ha studiato, come ho trovato tanti analfabeti girando il mondo, gente che sta faticando per vivere, rispettarli profondamente, perché tutti abbiamo un linguaggio e questo linguaggio è penetrabile, perché Dio conosce come parliamo e come pensiamo, e il seme è per tutti gli uomini. Carissimi fratelli, la parabola del seminatore. Buona domenica a tutti. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'è molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore».